teco vorrei, Signore, oggi portar la croce. Ciao amici di Molise Web TV, queste le parole del canto che dai vicoli di Campobasso Vecchia e dalle sue strade nuove ieri sera si è elevato al cielo nella processione del Venerdì Santo. Processione sentita e vissuta sia dai partecipanti che dal numeroso pubblico che ha affollato tutto il percorso. Processione di dolore e speranza, di fede e voglia di vincere il male, il dolore. Dolore che, come ha detto nell'omelia innanzi al carcere il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Brigantini, dopo la lettura di una lettera di un detenuto, con Gesù morto e la Madonna che guardavano il carcere, dolore che qui, negli ospedali e sui luoghi di lavoro, sempre più precari, non significa sconfitta, ma con la condivisione, la responsabilità, ma soprattutto con l'amore, può essere sconfitto, regalandoci con una consapevolezza e forza della fede una città, una vita migliore, perché la città è di tutti, non solo di chi la governa, ma di tutti, nell'amore e responsabilità giornaliera. L'agnello sacrificale che prende su di sé tutte le nostre colpe ci dà la certezza, più che speranza, di una Pasqua di resurrezione in cui possiamo credere e vivere in armonia e in amore. Lo struggente Teco Vorrei, musicato dal maestro De Nigris su parole del Metastasio, hanno fatto vibrare i cuori di tutti e la banda e il coro, diretti e indottrinati dal maestro Colasurdo, nel loro essere testimonianza proprio di quel dolore, di voler esserne parte viva e reale, hanno saputo non poco coinvolgere tutti. E per l'aria, in una serata quasi estiva, aleggiava il velo dell'amore e nei silenzi il valore prorompente delle preghiere recitate dalla processione, riprese da tutto il popolo, dei fedeli presenti e concelebrante, hanno fatto vibrare i cuori di tutti. Voglio chiudere questo mio commento a questa processione testimoniando ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, come l'amore, quando lasciato libero di esprimersi, possa portarci a realizzare attimi di pace e gioia interiore che non può non coinvolgere tutti, credenti e non. E lasciarvi all'ascolto del Teco Vorrei, sperando come al solito di avervi fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.
Thank you.